Oggi Putin firmerà l'annessione delle repubbliche, delle regioni del Donbass alla Russia. E poi cosa succederà? Il presidente russo oggi presiderà l'atto di annessione, diciamo, delle regioni ucraine, o per meglio dire, da oggi forse ex ucraine, di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. A cui parteciperanno anche i leader filorussi dei territori separatisti. Questo avverrà, diciamo, alle 15, ora russa, 14 ora italiana, e ci sarà la cerimonia di adesione, diciamo, delle quattro regioni del Donbass sulla base del referendum svolto nei giorni precedenti. E si tratta di capire poi cosa succederà. Cioè, Putin pronuncerà anche un discorso importante, un discorso alla nazione, e vedremo cosa dirà, anche se par di capire che se queste regioni verranno ulteriormente attaccate per essere riprese, potrebbe generare, diciamo, l'utilizzo da parte della Russia di armi nucleari, armi atomiche, armi tattiche per bloccare l'aggressione. Speriamo che questo non accada, perché saremo veramente sull'orlo del baratro. Saremo veramente sull'orlo del baratro, perché non, diciamo, si rischierà un'escalation veramente drammatica. E l'Europa purtroppo è quella parte del mondo che ne subirà per prima le conseguenze. Anche se in caso di guerra generalizzata nucleare, io credo che non ci sia un luogo del mondo dove ci si potrà in qualche modo salvare, visti gli effetti devastanti che queste armi generano proprio a livello globale. Vediamo cosa succederà. Oggi comunque una giornata importante. Sentiremo il discorso di Putin, cosa dirà. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberty dei Narcisisti con Massimo Tramasco. Ciao!